Vi parlo è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, dalla lotta del lavoro, e anche questa sera parleremo di storia, storia identitaria, storia regnicola, storia dell'Italia peninsulare, storia del nostro amato regno. E torneremo a parlare di un argomento che a noi ci è molto caro e che da tempo trattiamo con molta attenzione e scrupolosità, non soltanto coinvolgendo personaggi, studiosi, ricercatori. Non professionisti che comunque danno prova di grandissima preparazione e grandissima professionalità, ma come ben sapete, noi siamo stati bravi, in questo possiamo dirci, siamo stati bravi a coinvolgere anche luminari studiosi accademici. E che parlo? Parlo del 1799. Però, come nostro solito, prima di parlare del 1799 di questo argomento e presentare l'ospite, faccio passare un brevissimo video. L'avete riconosciuto sicuramente il professor Fernando Di Mieri, in un minuto brevissimo della sua relazione al convegno che abbiamo fatto a Napoli il 10 giugno 1790, sul 1799, le tre giornate di Napoli, il 10 giugno del 2023, organizzato da Erminio De Biase, e che ci ha visto suoi ospiti, e per questo noi lo ringraziamo. Un convegno in cui ci sono stati quattro importantissimi relatori. Faccio vedere i primi relatori, così poi vi presento, che già avete intuito qual è l'ospite. Allora, eccolo qua, e parliamo di professor Erminio De Biase, che ha organizzato e ci ha fatto l'introduzione parlando della grandissima opera dei Lazzari, del popolo napoletano, nel poter cercare di ostacolare l'ingresso in città della furia dell'esercito francese comandato da Championnet, e se non fosse stato per l'alto tradimento dei repubblicani e repubblichini napoletani che da Castel Sant'Elmo insieme ai ragazzi di Incurabili sparavano alle spalle del popolo napoletano e dei Lazzari sulle trincee, questi forse non so se sarebbero entrati. Poi c'è il sottoscritto che ha fatto il moderatore, poi c'è il professor Gianandrea De Antonellis. Ci ha dato la sua, è stato un onore aver ospitato la professoressa Mariolina Spadaro, che ha fatto un bellissimo intervento come gli altri, ma abbiamo anche, soprattutto adesso, con cui parleremo questa sera, del professor Fernando Di Mieri. Buonasera Fernando, come stai? Bene, grazie. Buonasera a te, buonasera a chi ci sta seguendo. È un piacere rivedersi ancora per parlare di temi tanto cari a tutti noi. Insomma, tra questi, il 1799 occupa uno dei primissimi posti, sicuramente. Sicura, bella quella giornata, eh? Magnifica, Quella grazie giornata mille. è passata. No, volevo ringraziare dell'invito dunque per la trasmissione. No, è stata una giornata storica perché vedere il 10 di giugno di mattina a Napoli, al convento delle 33 delle Clarisse di Maria Longo, tanta gente presente, anche persone non diciamo, dell'ambiente, se usiamo questo termine tra virgolette, è stato un vero onore e un piacere. Fino alla fine è rimasta lì, quindi con relatori importanti, anche non con relazioni semplici. E soprattutto con te abbiamo fatto l'esordio sul 1799, se ricordo bene, l'ultima ondata di trasmissione abbiamo dedicato alle profezie di Sant'Alfonso Maria di Liguori, e Esatto, sì. la tua relazione riguardava l'anticattolicesimo della Repubblica Napoletana. Sì. Quindi non devi rifare quella relazione, facciamo una chiacchierata partendo da quel tema, perché
perché qui si parla sempre giustamente. Adesso con Emilio Gin abbiamo affrontato anche il tema della politica estera napoletana, che è stata veramente la visione veramente lungimirante e universale di Ferdinando IV, un inedito che consiglio di leggere a tutti, consiglio di leggere. E quindi il rapporto con la, si sa, con il nuovo che cambiava, con la massoneria, ma non si parla mai, soprattutto in Italia, questo è molto sbagliato non parlarne, dei rapporti Stato-Chiesa, quindi anche dell'illuminismo e del giacobinismo, soprattutto quelli che facevano parte della corrente Romo, rivoluzione o morte, sì, che era veramente anticattolica. E quindi tu, grazie a te, anche non perché non venga trattato, ma viene trattato, diciamo, poco, anche negli ambienti universitari, devo dire, Fernando. Però nel nostro ambiente veramente quasi niente. Quindi ti lascio la parola e introduci l'argomento. Grazie. Io ho parlato proprio di questo, insomma, nel brevissimo tempo che ovviamente ho a disposizione in un convegno, quindi quei 15-20 minuti, niente di più, proprio dei motivi anticattolici della Repubblica Napoletana. Io sono stato, come dire, un po' stimolato ad affrontare questo argomento da alcune considerazioni. È molto frequente trovare anche tra cattolici di provata fede un atteggiamento benevolo, nel senso del giudizio critico, nei confronti dei rivoluzionari. È come se ci fosse oramai una omologazione del giudizio, no? Per cui bisogna dir bene a tutti i costi dei rivoluzionari. Per carità, a loro va riconosciuto senz'altro l'onore delle armi, essendo degli avversari che hanno combattuto, e spesse volte, insomma, sappiamo bene l'epilogo per un centinaio tra loro, quale fu, e hanno combattuto fino addirittura fino alla fine, insomma. Quindi dire però onore delle armi non significa dire che insomma siamo d'accordo su tutto, ecco, questo è il punto. Cioè bisogna capire le ragioni profonde per cui a un certo momento nasce questa Repubblica Napoletana. Ovviamente io uso la dizione forse la più genuina, ecco, Repubblica Napoletana, non Repubblica Partenopea, che entrerà in gioco di lì a pochissimo. Insomma, pare che il primo ad usare questa espressione, che avrebbe trasferito quella vicenda in un regno mitico, quindi nobilitandola fino all'inverosimile, pare che sia stato Pal. No, io parlerò di Repubblica Napoletana, così come è giusto che sia, insomma, è molto più fedele a quanto gli stessi protagonisti dicevano di se stessi. Tra le motivazioni essenziali, quindi quella che io dico non esclude altre motivazioni, ma tra le motivazioni essenziali sicuramente c'è una forte carica anticattolica. Spesso che cosa si fa? No, si citano episodi così estrinseci, tipo, che ne so io, il comandante delle truppe francesi che invadono la città di Napoli dopo appunto quelle famose giornate in cui il popolo napoletano riscatta tutto il suo onore, insomma, quello che aveva perso, diciamo, durante la campagna romana. E quando quindi, ma diciamo che forse lì l'onore l'avevano perso gli ufficiali stranieri tedeschi asburgici che comandavano i napoletani, perché guarda, se ti faccio vedere questa foto, insomma, è qui, è proprio vicino a casa tua, è la famosa rivolta di resistenza di Santa Lucia a Cava dei Tirreni, dove qui è una cosa eccezionale. Sì, questo fa prova che Massimo Viglione ha ribattezzato la bandiera italiana. Qui c'è stato un popolo in armi contro l'invasore francese, giacobino, e che lo considerava un migliaia, peggio dei musulmani.
Ecco, migliaia di Guarda, morti, un numero imprecisato che va da 3.000 a 8.000, insomma, qualcosa del genere. ma lì Per dove? A Cave dei Terreni? A Cave dei no, Terreni? parlo di Napoli adesso, parlo di Napoli. Ah, sì, va. Da 3.000 a 8.000 per difendere fino all'ultimo la città dall'invasore. Ecco, allora Champion, tra le prime cose che fa una volta conquistata la città, grazie al tradimento dei Giacobini, sappiamo bene che si andarono a piazzare lì a Castel Sant'Elmo e cominciarono a bombardare dalle spalle, dall'alto e dalle spalle, coloro che resistevano, no? Dopo aver quindi conquistato la città, tra le prime cose che fa, va insomma a trovare San Gennaro, no? E sparge la voce che Championnet, tra l'altro, era un personaggio estremamente affabile di modi, un vero gentiluomo, per carità. Io stesso riporto nel testo che ora sto per pubblicare e che amplia quell'intervento tenuto presso il monastero delle 33, Championnet riceve fior di complimenti dallo stesso aiutante reale del cardinale Ruffo, che era il marchese Malaspina. No, ne parla molto bene, eccetera, eccetera, come di un vero gentiluomo che era in grado di conquistare tutti con i suoi modi tanto affabili. Però ci si dimentica. Noi che leggiamo a distanza di tanto tempo, che quella affabilità, no? Tra l'altro a lui abbiamo dedicato vie, spazi nella zona archeologica di Pompei e così via, abbiamo dimenticato che quella affabilità era l'affabilità comunque di un invasore, il quale aveva già imposto condizioni tiranniche per la pace, e che però si preoccupa, come dire, di conquistare una sorta di consenso, per cui fa dire che San Gennaro è stato benevolo nei confronti dell'esercito francese invasore. Che poi sappiamo, adesso nessuno può contestare, cioè, addirittura parliamo anche di libri di recente uscita, che alla fine quello scioglimento del sangue non c'è stato. Esatto, fa dire questo, no? Ma il buon San Gennaro, che tra l'altro, ecco, fu attaccato dagli stessi controrivoluzionari per questo fatto, perché loro poi ci credettero alla cosa, e quindi è stato visto come dire, come un santo che non ha fatto fino in fondo il suo dovere, tant'è vero che per un po' poi viene sostituito da Sant'Antonio, insomma, Da e Padova. da Padova, certo. Insomma, il povero San Gennaro non l'ha fatto quel miracolo. Quindi la Chiesa dice evento prodigioso. Però noi parliamo alla napoletana e quindi diciamo il miracolo. Quindi non l'ha fatto quel miracolo. Però lui lo fa dire, no? Perché? Perché per lui è importante, no, avere il consenso del clero e dei fedeli. Ed effettivamente, in questa Repubblica, molti, sia ad un livello così, ecco, presbiteriale, quindi di basso clero, sia ad un livello episcopale, quindi di alto clero, molti, sicuramente più di quanti ci si aspetterebbe, molti si dichiarano o aderenti a questa Repubblica o comunque assumono una benevola neutralità. Molti, non tutti, attenzione. E allora spesso che cosa si fa? Si passa da constatazioni di questo tipo, si passa dalla constatazione, ad esempio, che si andava a recitare il Tedeum, tanto per dire uno, alla constatazione che questa Repubblica abbia in qualche modo favorito la religione cattolica, che è quanto ovviamente di più erroneo possa essere detto. Addirittura noi abbiamo dei giudizi critici, mi riferisco a Cuoco, tanto per dire, no? Estremamente discutibili per un verso, ma non è il caso di intrattenerci su quelli. Ma per un altro verso, estremamente attenti nel riconoscere
che il popolo napoletano aveva una tradizione, è vero, di forte, marcato senso cattolico, e quindi è stato tradizionalmente animato da una marcata fede cattolica. Però Cuoco dice delle cose che non si possono neanche sentire a questo proposito. Però la cosa importante è che quando c'era da litigare coi preti, quando c'era da litigare, che so io, sulla questione dell'Inquisizione, eccetera, eccetera, ma anche per questioni molto più banali, no? Tipo confini, conflitti locali, eccetera, il popolo napoletano in genere, meridionale in genere, non si è mai tirato indietro, quindi non si è mai posto il problema o dall'altra parte c'è un sacerdote o dall'altra parte non c'è un vescovo. Non dimentichiamo, no, che c'è un fatto, Fernando, perdono se ti interrompo, che i napoletani a San Gennaro gli danno del tu e le chiamano faccia gialla. E poi è stato il primo popolo che ha portato un santo davanti al notaio. Sappiamo bene che grazie a Giuseppe Serroni, che fanno con la dei sedili di Napoli, fanno con la rievocazione, sì, quando il popolo napoletano portò davanti al notaio San Gennaro: tu vuoi diventare mio patrono, protettore, ma lo devi firmare davanti al notaio. Quindi il napoletano, esatto, ha sempre avuto le pretende, insomma, sta sempre, esatto, al pari del... cioè, è suddito del santo, però pretende, perché è un rapporto diretto come se fosse un essere umano, quindi... Esatto. Mi sbaglio, su questo nessuno può contestare. No, certo, c'è un rapporto carnale proprio con questo santo. Carnale. Come è tipico dell'anima napoletana. E allora, una cosa è dire che adottano tutti questi stratagemmi, un'altra cosa è dire che la Repubblica sia stata benevola nei confronti della Chiesa, vista innanzitutto nella sua dottrina, no? Che è la dottrina ereditata da mille e circa 800 anni, insomma, all'epoca. Perché invece, da quest'altro punto di vista, dal punto di vista della presenza sociale della Chiesa, eccetera, eccetera, la Repubblica lancia dei fendenti terribili alla Chiesa cattolica. Tanto per cominciare, introduce il calendario rivoluzionario. Ora, il calendario rivoluzionario, dai tratti così marcatamente naturalistici, no? Chiaramente non parte dall'anno 1, che è l'anno di nascita di Nostro Signore, e quindi la nascita di Nostro Signore perde il suo riferimento, il suo valore assiale, per essere naturalmente accompagnata, no, da un'altra nascita, che è la nascita della rivoluzione, ovviamente, e quindi dai punti di riferimento tipici del mondo rivoluzionario. Vabbè, ma giustamente, Fernando, si parla dell'uomo nuovo, no? Quello che ancora si parla oggi, sono state buttate le fondamenta del transumanesimo. L'uomo nuovo deve nascere la nuova data, quindi dalla rivoluzione francese nasce la rivelazione laica e giacobina. Quello è il punto, che questi signori repubblicani vogliono instaurare un nuovo sistema, vogliono farlo in fretta, peraltro, e questo gli viene giustamente contestato dallo stesso Cuoco, per dire: la Francia aveva una situazione diversa, no? Il rapporto del popolo con i santi, con la gerarchia, eccetera, era completamente diverso da quello che aveva invece Napoli. Non c'era motivo per affrettare tutte queste cose, invece, tutte queste novità. Invece che cosa si fa? Pochissime settimane dopo la conquista di Napoli, tra le primissime cose che si decidono, la costituzione di una commissione ecclesiastica. E a che doveva servire? No? Certamente non doveva servire soltanto alla requisizione di beni ecclesiastici. La Chiesa ci è abituata, francamente, a requisizioni e controrequisizioni. Non ci scordiamo che Vittorio Emanuele II, per dire il re d'Italia,
pochissimi anni dopo la proclamazione del regno, no? Ha dato luogo a delle leggi che hanno requisito. Vabbè, sappiamo che nel mondo occidentale iniziò Lutero, no? con la volta dei cavalieri e dei principi, Lutero, poi Ricottavo, ma più che requisizioni, Fernando, parlerei di saccheggio. Di saccheggi. Allora, no, qua invece si vuol cambiare qualcosa di più profondo. E questo è il problema. Quindi non è soltanto un impossessamento di beni ecclesiastici. Peraltro, voglio dire, gli stessi Borboni l'avevano fatto prima, no? Pochi decenni prima avevano preso tanti di quei beni ai gesuiti, eccetera. Quindi figuriamoci se poteva essere questo un motivo di novità. Invece, ma non a livello dei francesi che portavano a Parigi, loro comunque i Borboni le cose hanno lasciato a Napoli e nel regno. Questa è una bella differenza. Sono portato a qualche altra parte. È una grande differenza. No. Allora, diciamo che hanno cambiato il consiglio d'amministrazione. Diciamo, adesso mi ci siedo io nel consiglio di amministrazione, prima c'eri tu. Però è rimasto sempre nel regno, quella roba è rimasta nel regno, non è stata portata via. Allora, il punto qual è? Che invece adesso si vuole attaccare la formazione, la pastorale, si vuole rivedere tutta la forma organizzativa della presenza della religione, presenza sociale della religione. Insomma, si vuole rivoltare come un guanto proprio tutto il mondo religioso. Infatti nasce il catechismo repubblicano. Ce ne sono diversi di catechismi repubblicani, no? Tra l'altro, ma magari ci arriviamo fra un minuto. Ecco. E allora, tra le prime cose che si proclamano, qual è? C'è la volontà di assoggettare il clero. E chi non sta al gioco, naturalmente, patisce democraticamente, non solo esclusione, ma addirittura, come dire, delle situazioni imprevedibili, no? Nel frattempo, il cardinale Ruffo si è già organizzato, molti sono con lui, no? Anche vescovi, eccetera, sono con lui, ma tanti invece erano spaccati a metà, ci fu una grande spaccatura nel clero proprio a metà, ma comunque il numero di aderenti un numero importante fu cospicuo. E questo fatto la dice lunga sulle motivazioni che spinsero quegli uomini di chiesa ad aderire, o quantomeno ad avere un atteggiamento, diciamo, non ostile nei confronti della Repubblica. Ma la Repubblica invece continuava ad averlo l'atteggiamento ostile nei confronti della Chiesa. Tanto per dirne una, si vadano a prendere i sacramenti, no? L'introduzione di quella specie di albero, il cosiddetto albero della libertà, serve tra l'altro come scenografia per realizzare i cosiddetti matrimoni rivoluzionari. Non dimentichiamo che l'albero della libertà fu pure in sfregio all'albero del versetto 3 della Genesi. Certo. Quindi no, fu adottato per dire qui c'è una nuova genesi, tutto era studiato perfettamente a tavolino. Sia un carattere ovviamente naturalistico, sia un carattere simbolico di pura e semplice contrapposizione. E allora, ecco, noi abbiamo fior di testimonianze di gente che si sposava facendo dei giri intorno all'albero della libertà e recitando qualche formula. Ecco, il matrimonio era celebrato. Ma dov'è il matrimonio come sacramento? Che fine fa? No? Allora, questo voglio dire, la Repubblica mette in atto fin da subito una politica anticattolica.
Il buon Colangelo, al quale sai bene che ho dedicato tanti, insomma, tanto Grazie a impegno. Colangelo ci siamo conosciuti. Esatto. Il buon Colangelo, infatti, che scrive a caldo perché il suo libro, Riflessioni sulla Repubblica del 1799, lo dico in breve. Quel suo libro esce già a settembre, quando da pochissimi mesi si era conclusa la vicenda rivoluzionaria, da pochissimi mesi. Quindi è un libro che veramente esce a caldo. E tra le altre cose dice: ma insomma, perché dite che questa Repubblica ha difeso il cattolicesimo? Che bisogno avevate di una commissione ecclesiastica? Volevate dei soldi? Ma Prendevate i non, palazzi, i non. tempi, quello che serviva, Vabbè, ma il resto no? stanno replicando la Repubblica Madre per le chiese nazionali, no? Quindi volevano mettere il codice civile del clero, Senza motivo, perché chiaramente nel caso del popolo napoletano, come giustamente diceva Cuoco, se voi volete arrivare a quel punto, beh, insomma, non è il caso di procedere con tanta fretta. Ecco, è il rapporto con il tempo, che è un rapporto malato che i repubblicani hanno avuto. Allora, non dimentichiamo che qui, tra le personalità che ovviamente, come dire, hanno un ruolo, prioritario nella vita repubblicana, c'è il nostro Conforti, dico nostro della provincia di Salerno, perché era di Calvanico. E lui dice apertamente che la Chiesa è fondata sullo Stato, nello Stato. Quindi qua parliamo di una inversione totale di la rapporto. nazionalizzazione delle nazionalizzazione delle chiese. Non a caso poi, addirittura a giugno, oramai Ruffo era lì, insomma, agli inizi di giugno, si prende la decisione di fare una riforma degli istituti religiosi. Cioè, voglio dire, ma significa aver perso, per un verso, completamente il senso della realtà, e per un altro verso, aver confermato ancora una volta che la Repubblica Napoletana aveva tra le sue prioritarie motivazioni quella di distruggere o pesantemente circoscrivere l'azione e la presenza della Chiesa Cattolica. Non a caso il personale che viene, come dire, reclutato, ecco, per esempio, pensiamo allo stesso Conforti che per un po' di tempo è ministro dell'Interno e quindi ha anche responsabilità in materia ecclesiastica. E Conforti è uno che era andato d'amore e d'accordo con il sovrano, con il Borbone, no? Per un certo tratto di tempo. Poi però, dopo la Rivoluzione francese, quindi parliamo di tutto quello che succede, la Rivoluzione francese ha come simbolo la conquista e la distruzione della Bastiglia, che è dell'89. Però, diciamo, dal 90 in poi, i rapporti poi si guastano, farà addirittura della galera, eccetera. E tutto questo che cosa comporta? Comporta che Conforti adotta una politica anche educativa del tutto difforme da quelle che erano le linee tradizionali della Chiesa Cattolica. Andiamoci a prendere il progetto di Costituzione, no? Che ovviamente non ha avuto poi seguito, ha un valore meramente ideale, per dire, meramente culturale, per dire, avrebbero voluto impostare così la Repubblica. E loro parlano chiaro, cioè i ragazzini devono ascoltare la spiega, no? Quindi la spiegazione del catechismo indicato dallo Stato rivoluzionario. Questa doveva essere la loro formazione religiosa.
gli stessi catechismi repubblicani, no? Pistoia, Tataranni e così via, insistono sempre su questo, no? Sulla necessità di avere un clero attento, intanto senza troppi soldi, che era più un assistente sociale, diciamo così, e poi dipendente regolarmente dallo Stato. Perché il motivo vero è che lo Stato è colui il quale vuole regolare tutto. Diventa il mostro che deve regolare la vita religiosa e tutto quanto. Lo Stato che conosciamo, quello materialista, che è giacobino, ma lo Stato etico, che dice, naturalmente lo Stato fatto dall'uomo con la U maiuscola, no? Ma naturalmente sappiamo bene che il motivo dello Stato, che è radice di ogni cosa, poi ci porterà a delle conseguenze di cui oggi stiamo vedendo i segni più evidenti. Ecco, quello che dicevi prima a proposito del transumanesimo potrebbe sembrare strano, ma in realtà lo condivido in pieno. Perché? Perché se si vanno a prendere degli scritti di alcuni teorici della medicina di impostazione lato senso illuministica, quindi comunque rivoluzionari, eccetera, e allora si vede che lì è come se parlassero degli transumanisti contemporanei. Quindi è lì che effettivamente si prepara tutta una linea culturale che in questo nostro tempo troverà, come dire, la sua forse più piena esplicitazione. Ma non dimentichiamo, Fernando, che il regno di Napoli, poi non dimenticare che era il regno sacro, regno dove re di Napoli e di Gerusalemme, quindi col smontare la fede nel regno di Napoli, cioè, diciamo che era l'obiettivo di primario per certi aspetti, forse più dello Stato della Chiesa, perché la fede cristiana, come diceva Picasso, vuoi vedere il Papa, vai a Roma, vuoi vedere la fede cristiana, vai a Napoli. Loro lo sapevano che era l'ostacolo più grande. Napoli, ovviamente il regno di Napoli ha avuto sempre un rapporto, come dire, privilegiato con la religione cattolica, che ne è stata sempre l'anima, almeno a livello popolare. E il popolo avrà commesso anche tanti eccessi, voglio dire, per carità, ma sono quelle cose. Si chiama popolo. Il popolo è pieno di passioni. All'anima napoletana è intimamente, intrinsecamente cattolica, e su questo io credo proprio di non avere dubbi. Ma quello che ancora voglio aggiungere, a dimostrazione del fatto che l'attacco alla religione cattolica è motivo essenziale della Repubblica Napoletana, è il fatto che in ogni settore si cerca o di, e la O non è esclusiva, non è disgiuntiva, quindi anzi, più delle volte è proprio addirittura inclusiva, o di estromettere la Chiesa, o di condizionarla, o di farle cambiare gli aspetti tradizionali, gli aspetti tipici. Perché? Perché tra l'altro in tutta questa vicenda si vanno ad inserire anche delle correnti culturali che avevano dei debiti nei confronti della Chiesa tradizionale, e mi riferisco soprattutto alla corrente giansenista. E qui ne abbiamo parlato nel programma con Sant'Alfonso Medico, che poi Campania era, nel regno Napoli entrarono, veramente ci fu un vulnus giansenista. Ecco, allora, e qui si apre una pagina dolorosa. Sul piano critico ci sono stati addirittura degli autori autorevolissimi, voglio dire, come Jemolo, che hanno negato l'esistenza di un giansenismo napoletano, però si tratta obiettivamente di tesi estreme. A Napoli un giansenismo c'è stato e ha attraversato delle, come dire, delle stagioni diverse, no?
di collaborazione con il sovrano, con Ferdinando IV, di freddo, di ostilità, di... ecco, va a finire a questo punto tutto nel 1799, di adesione repubblicana, no? Ma loro si portano dietro questa volontà precisa di rifare Abimis, quindi dal più profondo, di rifare dal più profondo la vita cristiana e per tante cose anche la dottrina cristiana, ovviamente, per tante cose anche la dottrina cristiana. E nella Repubblica trova proprio l'occasione per realizzare alcuni suoi obiettivi. E i giazzenisti hanno svolto un ruolo, insomma, dissacrante nei confronti di tanti aspetti della tradizione e della dottrina cattolica. Hanno svolto un ruolo dissacrante. I giazzenisti sono una delle componenti che giustifica che giustificano queste prese di posizione repubblicana, chiaramente. Al di là, poi è chiaro, ci sono anche tante situazioni, come dire, occasionali, no? Per esempio, un vecchio direttore, un nome mitico dell'Archivio di Stato di Salerno, certo cassese di diversi decenni fa, e scriveva: sì, ci sono stati preti giacobini da noi, certo che ci sono stati, ma certe volte, perché è capitato di tutto, no? Ma certe volte sono diventati giacobini quelli che erano nemici di altri che si erano già schierati per i realisti, insomma, per i filomonarchici, i filoborbonici, eccetera. Quindi c'è stato anche questo gioco di contrapposizioni personali, familistiche, di interessi, c'è stato di tutto. Però una cosa è certa, è che chi decideva di aderire a quel tipo di soluzione repubblicana, inevitabilmente si schierava contro la tradizione e contro quanto di più autentico il napoletano poteva trovare nella religione cattolica. Quando Sant'Alfonso, che era già morto nell'87, quindi parliamo di la morte è di 12 anni prima, ma fa la sua profezia nell'85, quindi 14 anni prima, quando fa quella profezia, è molto preoccupato. Invitiamo i nostri spettatori a rivedere quella puntata che sta su YouTube, che è stata una vera chicca, ci ha regalato dei momenti di altissimo spessore, e soprattutto ci ha regalato delle novità che sinceramente non sapevamo. Sapevamo di queste, che poi, tra l'altro, perdonami, il popolo era pure spaccato, perché poi il popolo, comunque, nella sua grandissima fede cattolica, il popolo napoletano, quello del regno, seguiva Sant'Alfonso in maniera viscerale. Eh sì, ma perché infatti poi, diciamo, l'opera preparatoria... Mettendo in difficoltà pure il sovrano. Certo, ma l'opera preparatoria di Sant'Alfonso ha dato un contributo notevole al successo del cardinale Ruffo. Parlo di opera preparatoria, no? Delle cappelle serotine, eccetera, eccetera. Quindi, perché lui era già morto, chiaramente. Ma in termini di preparazione ha dato un contributo notevole. E, questo però, vorrei dirlo, i preti sono in buon numero giacobini, i vescovi sono in buon numero giacobini. Un attimo, due parole, giusto per... il cardinale di Napoli, il quale si presta a sottoscrivere dei documenti violentemente contrari, opposti al cardinale Ruffo, no? Si è parlato di una sua adesione spontanea, sincera agli ideali repubblicani, ma in realtà, diciamola chiaramente, si trattava soltanto della fragilità di un uomo, di un ottuagenario, il quale aveva paura sia per sé, sia per il suo gregge, no? Sia per il popolo napoletano che egli doveva guidare.
e quindi ecco, ci tenevo a dire questa cosa incidentalmente. E allora, però, invece riprendo il discorso di prima. Abbiamo detto ci furono preti giacobini in buon numero, ci furono vescovi, no? Che aderiscono alla Repubblica Napoletana, anche questi in buon numero rispetto a quelli che ci si aspetterebbe o ci si sarebbe aspettati. Quindi buon numero, non buona parte. Buon numero, non buona parte, come disse. No, ma la santità napoletana, quello è un altro discorso. Cioè, era morto il sommo, cioè Sant'Alfonso, era morto pure Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, no? E quindi loro... pure lei fece la sua profezia, ecco, sì, però di un altro tipo. Allora loro non c'entrano più. Ma la vogliamo ricordare, Fernando, la vogliamo ricordare così a volo la profezia di Santa, sì, no, profetizza di la Francesca francese e profetizza tutto questo movimento rivoluzionario, sì. Muore, se ricordo bene, nel 91, è una delle figure ancora oggi molto care, no, alla tradizione napoletana, le donne che vogliono essere, come dire, benedette nel loro desiderio di un bambino. La famosa sedia. Esatto, di un bambino da lei, vicino a Via Toledo, una traversa che va nei quartieri spagnoli. Però la santità, e mi riferisco a quegli uomini i quali almeno hanno avviato, per i quali almeno è stato avviato un percorso canonico di riconoscimento delle virtù eroiche, beh, quella sta tutta con il cardinale Ruffo, Mercorio, Francesco da Lago Negro, insomma, potrei dire almeno 10 nomi, stanno tutti con il cardinale Ruffo. Questa è una notazione simpatica, ovviamente, perché va al di là di quella che è la gerarchia vera e propria, ma parliamo proprio della santità. E quindi quando il cardinale Ruffo compie la sua impresa, dire che ha semplicemente dell'eccezionale, semplicemente è un'epopea, è un'epopea unica e irripetibile a pieno titolo. Quando compie questa impresa, dimostrerà, e questo è da sottolineare, dimostrerà sempre quell'equilibrio, tranne alcuni casi in cui la situazione gli sfuggì di mano, dimostrerà sempre quell'equilibrio nei confronti del nemico che il nemico stesso non aveva avuto nei confronti dei realisti. Pensiamo soltanto che i Bacher, no? La sappiamo tutti, la storia della congiura, eccetera, eccetera, che vengono incarcerati a pochissimi giorni di distanza dal crollo. Oramai Ruffo era là vicino, quindi cioè, mancavano pochissimi giorni. A pochissimi giorni dal crollo vengono giustiziati, no? E perché vengono giustiziati? È sangue versato per il gusto di versare sangue. Ecco, questi sono quegli aspetti, quindi... Ma era già entrato, stanno già entrando, quella è stata la... Come ci ha spiegato il professor De Antonellis? Non erano ancora entrati. Poi ci ha spiegato il professor De Antonellis, si è stata la bravata di Donna Leonora che ha voluto pubblicizzare una confidenza facendo, è stata lei quella che ha fatto ammazzare la San Felice con quella sua uscita, insomma, faceva i fatti suoi. Sì. Ma questo indipendentemente dalla sua volontà, lei voleva costruire l'eroina, lei voleva costruire l'immagine di una, ecco, di una, della madre della Repubblica, della madre della patria e così via. Senza sapere che poi le stava scavando la fossa, insomma, ecco, questo è il punto. Le stava preparando la condanna a morte, è chiaro. Ma per dire che è stato sangue versato gratuitamente, senza un motivo, no? Nonostante tutto questo, il cardinale Ruffo
mantiene quella sua grande capacità di analisi e riconosce dignità politica e militare ai rivoluzionari. Naturalmente sarà poi smentito dalle cose che sappiamo, quindi Re e Nelson, eccetera, ma per conto suo egli riconosce dignità politico-militare ai rivoluzionari. Fernando, c'era una legge che parlava molto chiara, era molto chiara sulla questione La legge, allora, dal punto di dei vista. traditori e dei cospiratori, c'era la morte, anzi, Allora, dal punto di vista. tra Allora, virgolette, tra virgolette, tra virgolette, tra sì. virgolette, tra Allora, Procida e dal punto Napoli di furono vista solo giuridico, 123, 122. dal punto di vista giuridico, il problema non si pone neppure. Il problema è dal punto di vista politico e dal punto di vista, ovviamente, diciamo pure etico, ecco. Ma innanzitutto dal punto di vista politico. Sul piano giuridico è chiaro che il sovrano aveva tutte le ragioni per procedere così come decise di procedere. Su Ma questo non ho dubbio. lui procedette anche in maniera molto spedita e soprattutto limitando, perché comunque c'erano troppe cose. Cioè, ai fratelli al padre dei Baquer, come facevi a non farli giustiziare tutti quelli Ah, ancora no, ma morti? è Cioè, chiaro che perché là c'è l'Arcadia là Reale, cioè, là è c'era gente, evidente. No, erano è nobili che erano evidente rimasti fedeli al re e avevano perso la vita in maniera pesante. Come tanto puoi è non vero fare una cosa che del genere? insomma si stavano pure creando delle correnti in alto loco favorevoli ad una liberazione della San Felice. Ma quando la cosa finì, la decisione passò al re, il re, proprio per rispetto nei confronti del vecchio Baker, non volle saperne niente. Quindi questo, come dire, rientra un po' tra quelle dinamiche, che ogni guerra, Non porta e conosce. dimentichiamo che noi parliamo da semplici osservatori a distanza di 200 anni e non certamente da. Noi dovremmo pure capire cosa voleva significare in quel periodo essere sovrano in quella drammatica vicenda. Non è semplice, Certo, non era certo, semplice. certo. No, no, ma d'altra parte, ecco, per parlare ancora della gentilezza di Championnet, no? Persona affabile, tutto quello che si vuole, però nei suoi comunicati è estremamente duro. Cioè, Sono attenzione, durissimi, sono veramente, sono veementi. è estremamente duro. Quindi è vero che magari non arriva ai livelli di Facebook, no? Quindi tant'è che poi viene pure a un certo punto allontanato e così via. Ma comunque non stiamo parlando con uno disposto a cedere chissà che cosa, assolutamente. Cioè, Championnet è uno che parla con durezza e imposta le cose con durezza, con la complicità ovviamente dell'elemento locale. Quindi che so io, Con, dei vicini. eh, parla, parla da invasore, da elemento occupante, quindi L'invasore, che entra, certo. invade, basta, stop. Naturalmente parla Come da si fa quando uno invasore. invade un paese? Parla da invasore che, e questo è il punto anche, no? Che vuol mistificare la realtà delle cose, fin dal proclama iniziale, no? Allora, adesso siete liberi finalmente, no? Ce lo ricordiamo a questo punto. E poi si dice: la Francia non vuole trarre altro guadagno che la vostra libertà. Caspita, se non voleva trarre Grande altro guadagno se fesseria, non la libertà. grande fesseria. E se non si era portato a Palermo qualcosa Ferdinando IV, lì praticamente si erano portati pure Ma è le pietre. stato fatto un calcolo, delle opere d'arte che sono state portate via. È stato fatto un calcolo sicuramente lacunoso, ma è stato fatto. E quindi voglio dire. Diciamo che poi una parte rientrarono, ma le altre parti, quelle che hanno arricchito il Museo del Louvre che sta a Parigi, arricchito dalle opere napoletane. Per esempio, la Venere Callipige, che pure era stata oggetto di una lettera, non è stata mai trasferita, eccetera, eccetera. Però, al di là di questo, tant'è che ancora oggi la vediamo là a Napoli. Al di là di questo,
tante opere sono state portate via. Quindi non è che sia stato così disinteressato, ovviamente. Non dimentichiamo che forse Championnet prima o poi bisognerà fare luce sulla sua attività di tombarolo. E qua parliamo degli scavi di Pompei. Io, per esempio, ma è una mia opinione personale, non gradisco per niente che a lui sia intitolata tutta una zona là degli scavi di Pompei, perché sicuramente... Ma tu lo sai che... sappiamo bene che ha fatto portare ha fatto realizzare delle cose, degli scavi eccetera eccetera, nel brevissimo tempo che lui, per la verità, è stato a Napoli, ma è vero pure che si è reso responsabile di tante cose, che invece di tante offese alla, come dire, alla proprietà napoletana, che invece vengono sistematicamente dimenticate. Cioè c'è un forte strabismo valutativo nei confronti di Championnet, pur riconoscendo, e il primo, lo citavo in apertura, e il primo a farlo è stato proprio il marchese Malaspina, pur riconoscendo le qualità dell'uomo, l'affabilità, la cortesia, no? Ma era comunque un invasore. Oddio, più che qualità dell'uomo... Più che la qualità dell'uomo, parlare della qualità della qualità della forma, perché come uomo, uno che era un tiranno, ammazzava, uccideva, e rubava, era tombarolo, insomma, qualità di umane non vedo tante. Cioè, la qualità del suo modo di essere, il suo stile. Riusciva a conquistare nei rapporti interpersonali. E c'aveva carisma, c'aveva affabilità, esatto, nei modi, nella sua forma, ma come uomo, perdonami. No, ma non siamo d'accordo. Ma poi ti ripeto, ma questo fa capire il provincialismo come noi siamo ancora una cosa, perché ancora oggi... consideriamo la Francia Repubblica Madre, quindi ancora oggi andiamo... Poi l'Italia è un paese strano che va sempre a gratificare chi ti uccide e chi ti ammazza. Quindi da oggi guai a poter fare... Da questo punto di vista ci sarebbe da scrivere proprio tanto. Sì, sì, 160 anni, tanto, tu lo sai... Anche... No, ma adesso mi riferivo alla questione... più vicino al nostro interesse di questa sera, mi riferivo agli anni immediatamente precedenti al 1799, per esempio mi riferivo al 92, quando la Touche-Villiers, fine 92, inizio 93, viene a Napoli in pratica per offendere la dignità e l'autonomia, la sovranità del regno di Napoli. E lì è qua il punto, perché fino a quando lui viene e vuole offendere, se ci riesce, fa il suo gioco, no? Ma lì vanno ad incontrarlo fior di intellettuali napoletani, cioè tutti quelli che poi non tutti, la corrente Romo, rivoluzione o morte, che poi molti di quelli stavano a Castel Sant'Elmo, quasi tutti. Perciò dico, in buon numero almeno, poi li ritroveremo nel 99 schierati tutti per la Repubblica. Ora, quello che io sostengo a proposito del carattere essenziale dell'attacco alla religione tradizionale per motivare la Repubblica partenopea, in realtà da che cosa dipende? Dipende dall'incontro di tre grandi nomi, ecco, almeno questi tre che sono un po' più di riferimento. Colangelo, che, lo dicevo prima, a caldo, quindi a settembre già pubblica le sue riflessioni sul 99 e avanza una tesi simile, chiaramente, o studiosi contemporanei come Séché e Dumont, che hanno avanzato tesi simili a proposito rispettivamente della Vandea e più in generale della rivoluzione francese per quanto riguarda Dumont. Ecco, quello è l'orizzonte entro il quale mi sono mosso.
Secher e Dumont non vengono mai citati se non in apertura di questo scritto che fra poco dovrebbe apparire, parliamo di pochissime settimane. Colangelo sì, naturalmente, a parte che è una mia vecchia passione, e Colangelo sì, e Colangelo che non fa una cronaca, ecco, alla maniera di, che so, Petromasi, no? Che racconta, oppure alla maniera di Malaspina, no? Che racconta la storia della... Loro hanno fatto dei diari, ecco, hanno fatto dei diari loro. Non fa una cronaca, no, no, lui arriva addirittura a formulare, a formulazioni di filosofia della storia, di teologia della storia, per spiegare fino in fondo il perché e il fine di questi movimenti rivoluzionari, tra i quali ovviamente ha un ruolo preminente la Repubblica Napoletana del 1799, che non è l'unica naturalmente forma di opposizione, ma insomma è quella che la più importante, è quella che come dire, ridà a Napoli gli appellativi tradizionali, no? C'è quella vecchia, lapide che parla, che cita proprio Cervantes, no? Grande scrittore, sommo scrittore, che parla di Napoli, che era la dura Napoli. Ecco, Napoli ritorna a quella e effettivamente scrive una pagina memorabile di storia, e quella del cardinale Ruffo effettivamente è leggenda, no? Per quello che è riuscito a fare. Fernando, prima di lasciarti voglio farti una domanda. Mentre parlavi riflettivo su tante cose. La prima cosa è l'obiettivo che si erano prefissati i Giacomini, cambiare la struttura sociale del popolo, non solo napoletano, ma diciamo tutta la penisola italica, prettamente cattolico, in quel periodo fallì. Ma secondo te, a distanza di 200 anni, ci sono riusciti, calcolando l'apostasia che sta ormai e la socializzazione che sta prendendo, che ha preso il popolo italiano, e quello che volevano fare sulla Chiesa 200 anni fa sono iniziati a distanza allora, di 200 anni non ci sono riusciti, alla fine dopo 200 anni non sono riusciti a cambiare le cose nella società italiana e nella Chiesa romana. Allora, o tu ancora sei speranzoso che, perché oggi c'è ormai... Io la speranza ce l'ho, su questo non ci sono dubbi. Ormai però hanno fatto dei passi avanti notevolissimi dal loro punto di vista. Su questo non ci sono dubbi. Io non credo che oggi c'è una fede come c'era una volta, ed è una chiesa molto più vicina all'influenza giansenista che a quella tradizionale, onestamente. Ma il popolo oggi non credo che oggi. Sono addirittura cambiate ancora, però la Chiesa, come dire, è ancora la Chiesa di Cristo, quindi... No, io non parlo che non sia la Chiesa di Cristo, però è gestita da uomini, parliamoci chiaro, le volontà giansenistiche oggi sembrano portarla alla calvinizzazione della Chiesa, passano della lingua, cioè, è sotto l'occhio di tutti, forse... Possiamo far finta di niente, Fernando, ma esiste. E poi soprattutto oggi il popolo italiano ormai il popolo italiano non crede più. Cioè il popolo italiano si fa la sua religione, è invaso dal panteismo, è invaso da tante cose. Il buon selvaggio di Rousseau, quello che cioè, oggi veramente l'albero della libertà sembra ben piantato. Non so se è la mia sensazione, ma io vado in giro. Certo. Questo richiede una missione culturale, esattamente quella che fu compiuta all'indomani di tutto quel moto rivoluzionario che impegnò chiaramente gli ultimi anni del Settecento e i primi dell'Ottocento. Allora, faccio questo esempio. Allora ci fu grande confusione culturale all'interno del clero. E stavolta andiamo al di là di Napoli,
per dire anche in altre regioni d'Italia o anche all'estero. Ci fu grande confusione culturale tra movimenti vari, espressioni, sensismo cattolico che non si manteneva entro i giusti binari, che so io, giansenismo estremo, insomma, certe forme. Ricordiamoci che il giansenismo era stato oggetto di condanna, insomma, la Unigenitus. Qualche giansenista poi magari rivede le sue posizioni, ecco, ma non è sempre così. E allora c'era confusione culturale. Che cosa si fa nel corso dell'Ottocento? Partendo da due o tre centri privilegiati, tra cui Napoli, no? Si crea il grande moto di chiarimento culturale, che naturalmente trova nella figura, nel pensiero di San Tommaso, il riferimento forte, tanto che poi, decenni più tardi, parliamo del 1879, con la Aeterni Patris, si imprime il sigillo pontificio alla neoscolastica, che certo non è soltanto San Tommaso, ci mancherebbe, ma di cui San Tommaso comunque è figura eminente. È chiaro che San Tommaso non era mai stato dimenticato, attenzione, cioè lo stesso Genovesi lo cita con grande rispetto, come si cita un'autorità, eccetera eccetera, ma è chiaro che la confusione dottrinale c'era in quel mondo tra fine Settecento e primi decenni dell'Ottocento. Ho capito, ma oggi? No, e io perciò volevo dire, allora richiese questa forma di chiarimento, no? Oggi noi abbiamo bisogno di un nuovo chiarimento, trovare le figure di riferimento, che potrebbe tranquillamente essere ancora San Tommaso, che potrebbe essere ancora Sant'Agostino, un Sant'Agostino non giansenista e ancor meno luterano, che potrebbero recuperare anche la loro... E anche un San Tommaso non filosofo, perché ormai molti lo vogliono far passare per filosofo. Ma San Tommaso elabora una sua filosofia sicuramente, però è chiaro che è sempre una filosofia cristiana, quindi e l'espressione non è ossimorica, cioè non è contraddittoria nei suoi termini. E quindi, ecco, San Bonaventura, voglio dire, questi nomi sommi della storia del pensiero, che hanno anche assunto posizioni filosofiche o teologiche diverse su questo o quel punto, ma che comunque sono quei giganti che hanno fatto la storia, la grande storia della Chiesa. Lo stesso Sant'Alfonso, che forse non è la missione culturale, ma la missione di fede. No, ma Sant'Alfonso, no, non solo, per carità, perché Sant'Alfonso, su quello non c'è dubbio, voglio dire, ha creato una congregazione, eccetera, eccetera, ma è stato anche un importantissimo intellettuale. Cioè, Sant'Alfonso, non ce lo scordiamo, che è stato il più grande teologo moralista del suo tempo, voglio dire, del 1700, e cioè qua non parliamo di un nome sconosciuto, insomma, ecco. E ha dato veramente contributi soprattutto in campo etico, no? Improntati sempre al più grande equilibrio, mai scadendo negli estremismi giansenisti, i quali, manco a dirlo, ovviamente non è che avessero grande simpatia nei suoi confronti. No, certo, Sant'Alfonso è un'altra delle grandi figure che è possibile prendere. Comunque, Fernà, oggi alla fine il popolo napoletano e il popolo italiano, la Chiesa cattolica, sono cambiate in funzione di quell'operazione nata 200 anni fa, o ancora non lo sono del tutto? Perché a me mi sembra che alla fine, a distanza di 200 anni, il progetto giacobino si è realizzato, te lo dico sinceramente. Ha fatto passi da gigante, su questo non c'è dubbio. Ha fatto passi da gigante e ne stiamo pagando le conseguenze.
Perché non ce lo dobbiamo scordare, noi oramai siamo alla confusione più totale, confusione di tutto, cioè noi abbiamo come problema centrale oggi, ma parlo proprio dal punto di vista proprio civico, no? E dal punto di vista antropologico, senza fare considerazioni di tipo teologico, pastorale o altro, ma abbiamo come punto centrale la necessità di riprendere la nozione di identità. Cioè, perché è questo il. E soprattutto, una volta ripresa questa nozione di identità, adottare i criteri giusti e conformi alla ragione per il riconoscimento di chi è portatore di una certa identità. Io non so se ho qualche minuto per chiarire questo punto. Ma ecco, proprio un esponente, tra l'altro direttore, voglio dire, della scuola di Francoforte, che certamente non è passibile di simpatie pretesche, no? Mi riferisco ad Axel Honneth, che è un autore contemporaneo, ha tematizzato, quindi ha messo al centro della propria riflessione la nozione di riconoscimento. Cioè noi possiamo dire. Le cose più belle, pensiamo alle contraddizioni esistenti all'interno dei documenti delle grandi istituzioni, che so, l'Unione Europea, non lo so, no? Che mentre proclama rispetto continuo della persona, eccetera, 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 no? Perché lo fa di continuo, poi però riconosce lo statuto di, disconosce, scusami, disconosce lo statuto di persona. A tanti e adotta delle politiche che ovviamente non sono conformi al diritto naturale. Mi riferisco per esempio al bambino che è ancora nel grembo materno, no? Ecco, allora o lo si disconosce esplicitamente o implicitamente o addirittura senza sollevare proprio il problema. Ma in ogni caso è una violenza che viene rivolta, che viene adottata nei confronti di chi non è riconosciuto alla pari con ognuno di noi. Allora, queste sono le grandi questioni che oggi bisogna affrontare. Vabbè, Fernà, alla fine niente, spero nel tuo Spirito Santo. Certo, se in altri posti la fede A ormai Napoli, come sta si dice, a verso il Maronna, ma cattolicesimo, Maronna ci accomuna tutto qua. A Napoli ancora è l'ultima isola ancora viva a cadere prima, è l'ultima a cadere nella fede, perché comunque è sempre presente e viva, ma certamente non possiamo parlare di quello che è stato fino a qualche decennio fa. Comunque siamo ben speranzosi e soprattutto fiduciosi nello Spirito Santo che ci possa anche questa volta salvare, caro Fernando. Però questa volta la vedo dura, lo sai che io ho un timore pesante che il nostro Signore ci abbandoni. Questo mi sono terrorizzato. Va bene, Fernando, questa volta siamo stati un po' più bravi del solito. Invece arrivavamo un'ora e mezza, siamo fermati a un'ora. No, ma Però l'avevo detto, cerchiamo di non essere prolissi, insomma, parlare con perché te, vabbè, però la tua grandissima capacità di poter semplificare e comunicare a noi comuni mortali ah, figurati. concetti molto difficili per noi in onore e ne te ne siamo grati. Come al solito hai squarciato un tema di studio che bisogna affrontare, perché noi adesso abbiamo parlato della Repubblica Napoletana, però bisognerebbe prima o poi parlare anche dei rapporti dei Borbone con la Chiesa, insomma, comunque abbiamo sempre Lì di andiamo un gioco di trasformazione, ma in non lo facciamo adesso, andiamo a finire a 2 ore e 8, lo facciamo in un'altra sì, sessione. dico soltanto una cosa, però questa consentimi di dirla. I Borboni, i primi due, dico, Carlo, quello che conosciamo comunemente come Carlo III, e Ferdinando IV, almeno fino ecco, alla fase rivoluzionaria, quindi almeno fino agli ultimissimi anni del secolo,
diciamo sbrigativamente che non si sono comportati così come avrebbero dovuto dei sovrani cattolici nei confronti della Chiesa cattolica, e anzi hanno messo all'opera, in atto, ogni tentativo possibile, non solo per ridimensionarne le pretese mondane, quella sarebbe stata una bella cosa, no? Se si fosse fermata. Ma hanno adottato forme di controllo, poi ecco, magari potremmo, forme di controllo ingiustificate, magari potremmo, perché a volte i simboli e le immagini sono più utili di tante parole, più immediate sicuramente di tante parole, potremmo magari prendere a esaminare la colonia di San Leggio, ecco, nei suoi simboli, nella sua struttura, e vedremo delle belle sì, però sorprese. Sai, sì, oddio, lì pure sulla colonia di San Leo ce lo andiamo a cercare, c'è un modo diverso di vedere la società, però oltre quello non credo che ci siano dei simboli particolarmente, poi al limite ne affrontiamo un giorno, per carità, ci mancherebbe. Il problema, Fernacchi, è ovvio che qualcosa doveva cambiare, perché se tu vuoi uno Stato che cominci a pensare anche alla vita pubblica, nelle opere pubbliche e tutto, avevi bisogno anche di risorse. Non essendo poi un regno guerrafondaio, non essendo un regno di conquistatori, è ovvio che tu una parte delle ricchezze che arrivavano alla Chiesa dovevi convogliare su di te. Poi se tu poi vogliamo discutere di Giuseppe, ecco, perché come detto tu prima, Villa Mondana comunque esisteva, c'era era arrivato comunque un potere di gestione, ecco, della che non era che non era più carità. Non era più carità. Altro è era dire, qualcosa di più. Altro è dire limitare le pretese. Sono d'accordo. Altro invece sì, sì, il controllo che imposero sulla Chiesa. Sì, poi la... cioè, pensiamo a quel povero Sant'Alfonso, il quale, poveretto, no, tu stesso hai citato Sant'Alfonso, il quale, poveretto, è morto, naturalmente poi l'avrà guardata dall'alto dei cieli, no? Dopo la morte la cosa, ma intanto lui su questa terra non ha avuto il piacere di vedere ricomposta la sua congregazione, che si era spaccata ovviamente a seguito dell'approvazione del regolamento regio. Non fu un bel regalo per Sant'Alfonso quello lì, quello che gli fece Ferdinando IV. Non fu proprio un bel regalo. No, però diciamo che poi ecco, la rivoluzione ha fatto parzialmente l'inserimento. Vabbè, però poi diciamo che ha avuto un pentimento San Ferdinando, tu lo sai che la carità cristiana è grande, lui si pentì di aver maltrattato, è vero che lo ha fatto non in vita ma in morte, però l'ha fatto. Poi non dobbiamo dimenticare che poi c'è stata la questione pure del giuseppinismo, della legge febroniana, e che purtroppo Don Bosco, che noi parliamo sempre delle profezie fatte a Savoia, ma che purtroppo Don Bosco ha ricordato a Francesco II, ultimo re. Certo. Sì, ce l'ha ricordato. Perché Francesco chiudiamo II che... chiedeva, no? chiudiamo qua la trasmissione. Chiudiamo qua la trasmissione, se no apriamo... però io non ho paura di affrontare... Io non ho paura di fare i conti con gli scheletri nel mio armadio, quindi non ho paura. Se bisogna essere, se io adoro mio padre, però se ha fatto qualche stupidaggine va denunciato, stupidaggine grossa comunque. Senti Fernando, certo, io ti saluto, ti ringrazio per questa bellissima, poi mi farai avere una copia del libro di cui spero di poter avere anche la tua dedica, certo, grazie ancora, certo. Ma alla fine nella mia ignoranza, nella mia piccolezza, dissi tempo fa che il 1799, per parlare di un periodo storico che alla fine per me finisce nel 1815 con la morte di Napoleone, è la chiave di tutto, ed è uno scontro di civiltà. Forse guarda, il 1799 forse come scontro di civiltà più del 1789, perché lì comunque le cose erano un po' diverse in Nord Europa, l'influenza protestante, prussiana, calvinista c'era stata un po' dappertutto, ma qui veramente è una cosa ben diversa. Però chiudiamo qui Fernando, se no altrimenti non ne parliamo, non usciamo più. Allora, alla fine abbiamo grazie a te, ti saluto, grazie a chi ha avuto la pazienza di seguirci
e un saluto quindi pure a chi ci ha seguiti. Grazie, grazie ancora.